nel 2004 ha fatto anche il giro in mare, ha fatto 14 nazioni in super. Quello che ho visto, sì, rumeno. Sì. È di Casale poi? Sì, abita qui a Casale di Casale. Ah, aspetta, non è che salutato. Ciao a tutti e benvenuti alla 62esima. Sì. 62 edizioni ufficiali. Vediamo allora, andando a ritroso, chi mi sa dire, visto che è il giorno degli indovinelli, in che anno ha iniziato il carnevale ufficialmente, poi vi spiego come è nato. Chi me lo sa dire, gli diamo un premio. In che anno? Se oggi celebriamo, quando? 48, no, ci siamo vicini. Dai, vediamo chi lo sa, è facile. No, sono 62 anni di fila. Se siamo nel 2010 vuol dire che... Quando? 54. Mazza, ma in matematica siamo un po' scarsetti, eh? Allora, basta fare così, un conto semplice. 2010, meno... No, devi contare l'anno che è iniziato, quindi togli un, aggiungi uno o togli uno, dipende dal punto di vista. Nel 1949 è nato il Carnevale del Veneto, anzi, a dire il vero, è nato il Carnevale di Casale di Scodosia perché è stato fatto ufficialmente in associazione, perché prima, nel 1900, pensate, nel 1900, quindi oltre 100 anni fa, le contrade, come in tutti i paesi, c'erano le contrade, e qui a Casale c'erano varie contrade, tra cui la contrada del Sfigafasoi, la contrada di Cao d'Albero, la contrada di Belfiore, che portavano dei carri fatti in modo semplice, erano carri che di giorno venivano usati per l'agricoltura e venivano addobbati con cose semplici, stracci, fascine, pezzi di legno. E così poi invece piano piano il carnevale si è ampliato fino a che nel 1949 un comitato cittadino fatto di giovani allora decise di fare questa associazione e da lì partì la prima edizione. Poi nel 1970, pensa Nicla, tanto facciamo, non ero ancora nata. Facciamo un applauso a Nicla che è stata brava, glielo facciamo, dai. Ci sta un applauso, grazie. Nel 1970, facciamo un applauso anche a lui, è no, stato bravissimo, non serve, vero? Non serve, grazie. Senti che foga, un applauso per Stefano. È freddo. Sta provato. Dai, facciamo un po' di storia. Allora, velocemente, perché nel 1970 la provincia di Padova fece una mozione che andò poi in regione e venne definito Carnevale del Veneto. Perché Carnevale del Veneto? Nonostante ci fosse Venezia, che aveva una tradizione di qualche centinaio d'anni, del Settecento, però il carnevale dei carri allegorici era questo, poi sono nati altri, ma nel Veneto c'era solo questo, e quindi venne proprio denominato come Carnevale del Veneto, e ancora adesso porta questo nome. Ma ha aperto la sfilata di questi carri, che oggi sono ben sei, e sono tutti nuovi, un carro che non è in concorso, ma che è una tradizione che oramai apre questa grande kermesse che è il carnevale non solo del nostro paese, ma ormai non solo del Veneto, perché io so che ci sono anche amici che vengono da altre regioni, ho incontrato gente di Brescia, ho incontrato gente da Trentino, tu di dove? Di Roma? Ecco, c'è anche Roma, gente di Roma. Questo mi fa piacere, perché vuol dire che il passaparola, no, funziona, perché se uno va al carnevale e poi si trova bene, poi addirittura è tutto gratuito, quindi è un carnevale davvero per i cittadini, un carnevale popolare per tutti. Romano, fai una canzoncina romana. Ce la fa dopo. Allora, questo era il primo treno, che è il treno dei desideri, capocarro Fortuna Alberto, e come la grande tradizione apre la 62esima edizione del Carnevale di Casale di Scodosia, Carnevale del Veneto. Guardate questi carri. Forza! Cioè, addirittura ci sono delle foto che documentano come si fanno questi carri. Se poi finita la sfilata volete andare a vedere la mostra antologica, sarà davvero un piacere scoprire molti segreti e quanto lavoro c'è dietro alla costruzione di queste magnifiche davvero opere d'arte. Io vi invito a fotografare tutto, ho visto centinaia di fotografi, poi pubblicatele queste foto, mandatele agli amici via mail, pubblicateli nei blog, pubblicateli in Facebook, pubblicatele dappertutto, perché è giusto che l'arte venga divulgata, anche perché c'è tantissimo lavoro. Addirittura si ritrovano con il freddo questi grandi artisti.
E allora il secondo carro porta il titolo di La Pagoda Magica. Il capocarro è Francesco Cinao, che oggi ha lasciato la divisa da carabiniere, è sceso tra noi e porta avanti una grande compagnia che si chiama la Compagnia Allegra. Vediamo questa Compagnia Allegra. Siete allegri? Siete allegri? Ecco, pensate. Fatemi vedere i denti. Guarda che belli, quanti bambini, perché qui c'è una grande compagnia. Sulle mani della Compagnia Allegra, su le mani, su, fatemi vedere. E la Compagnia Allegra lavora molto nelle scuole, vedi quanti bambini che ci sono. Ci sono anche le maestre? Anche le maestre. Maestre. Chi è che c'è la maestra qua? Chi è? Eccolo lì! Il maestro! Un maestro cinese!